Quindi io sono sul divano con la mia fidanzata e mi viene da dire questa cosa, sto scrollando sui social, no? su Facebook, e faccio, ah, i giovani d'oggi, i giovani d'oggi trovano tutta quanta la loro musica su TikTok. Ho detto toc toc, signore e signori, vorrei che fosse chiaro. Cioè, proprio quello è il momento in cui mi sono alzato dal divano, sono andato al Decathlon e ho comprato il mio primo set di bocce. Ho preso un chilo di caramelle Rossana, le ho buttate dentro una ciotola, ho cominciato a ciucciarle mentre guardavo puntate classiche del Tenente Colombo. Alcune persone qui obiettano, signora Fletcher, io sono assolutamente team Colombo, ok? Perché il Tenente Colombo è una serie che sa esattamente qual è il suo pubblico. Perché per chi di voi non l'ha mai visto, nel Tenente Colombo è un poliziesco, fanno vedere subito l'assassino all'inizio, perché sanno che tendenzialmente chi lo guarda si addormenta a metà. Okay? Quindi così quando poi ti svegli alle 5 di mattina puoi dire, ah, mi sono addormentato, ma comunque è stato il chirurgo. Oh, beh, comunque a me piacciono i giovani, a me piacciono gli adolescenti. No, nel senso che lavoro con gli adolescenti, nel senso che insegno, mi capita di insegnare nei licei, nelle medie. Peraltro, ragazzi, se volete sentirvi inutili nella vostra vita, dovete assolutamente insegnare alle medie. È fondamentale. E ci sono delle cose che io invidio a questi ragazzi oggi, veramente una roba che io invidio tantissimo, sono quei trolli che hanno. Vero? Che noi non avevamo! Quando sono arrivati i trolli, una bella invenzione! Cioè, questi ragazzini entrano in aula un po' strafottenti, se posso dire, onestamente, sempre che sono appena scesi dall'aereo. Cioè, vabbè, buongiorno professore, mi scusi il ritardo! Aspetta che sistemo i miei documenti! Poi, gli studenti più grandi invece fanno una cosa bellissima con lo zaino, io l'adoro proprio, chi di voi insegna lo sa, prendono lo zaino e lo mettono sopra il banco, ok? Per nascondere il cellulare, no? Però a me piace l'arroganza con cui lo fanno, perché proprio si vede che sono come convinti che il professore non abbia alcuna idea della ragione per cui lo stanno facendo, proprio. Loro stanno pensando, ah, tanto quello è nato nel secolo scorso. Figurati se può essere a conoscenza delle ultime evoluzioni nel campo delle telecomunicazioni. No, ma io li capisco, cioè, sono stato adolescente anch'io, negli anni 90, non avevamo i cellulari, ma comunque una cosa ci accomunava, l'assoluta convinzione che il professore è scemo. Per esempio, io stavo all'ultimo banco, ogni volta che parlavo col mio compagno e il professore mi sentiva, io mi stupivo della cosa. E dicevo, ma com'è possibile, professore? Sono almeno a 3-4 banchi di distanza. Cioè, com'è possibile che il suono si propaghi in linea di aria in una stanza chiusa con le finestre chiuse? Cioè, questa è follia, professore. Mamma mia. Adolescenti. Se posso dire una cosa, una roba che mi infastidisce molto, onestamente, oggigiorno, è una sorta di feticizzazione della giovinezza. Secondo me è eccessivo. Lo vedi soprattutto dai giornalisti, no, che sono sempre lì che dicono, ah, i giovani, chissà cosa hanno da dire sul mondo. Cosa vuoi che abbiano da dire? Sono dei ragazzini, già tanto si riescono a dire, signore, la palla. Cioè, proprio, cosa vuoi che abbiano da dire sul mondo? E io ho letto un'intervista, questa è un'intervista vera che ho letto con un ragazzino, e fa... E lui dice questa frase, fa, i millennial sono degli idioti. Parte così. I millennial sono degli idioti perché noi zoomer siamo intelligenti. I millennial si lamentano di non riuscire a trovare casa, a non riuscire a risparmiare. Noi zoomer abbiamo capito come fare. Noi zoomer facciamo i soldi giocando a Fortnite su YouTube. Ma quanto è da prendere a schiaffi sto ragazzino, proprio. Guarda, io sono contrario alle punizioni corporali, però direi che la mia regola ha trovato la sua eccezione. Non lo so.
Cioè, secondo me anche i genitori hanno detto, guarda John Vincent, pensaci tu, perché onestamente noi non sappiamo più che pesci pigliare qui. Però posso capire, cioè, è ovvio, questo ragazzino, cosa vuoi che sappia del mondo? Lui che non ha mai passato un solo giorno fuori dall'immediata circonferenza del portafogli di papà. Cosa vuoi che sappia lui sul mondo? Noi dobbiamo educarlo, invece no, siamo lì a leccargli il culo, a fare, oh signor Zoomer, oh signor, spiegami signor Zoomer, che emoji devo usare, signor Zoomer? Oh, quale social devo usare? Oh santo Zoomer, come posso evitare di diventare un boomer? Muori prima. Obiettivamente è l'unico modo. Se sopravvivi, ti boomerizzi. Succede. Succede a noi, succederà anche a lui. Lui è lo stato naturale delle cose. Insomma, però io dico, invecchiare può essere anche una cosa bella. Oppure vogliamo finire come, non so, povero Harrison Ford. Vogliamo finire come Harrison Ford, poverino, ad 80 anni, costretto ancora a fare film di Indiana Jones? Vi sembra giusto? Che messaggio ci stanno lanciando quando neanche Harrison Ford è permesso di andare in pensione? È terribile! Invece no, lo tirano fuori, gli mettono un cappello, gli mettono un pannolone e lo costringono a girare Indiana Jones all'ultima briscolata. È terribile come cosa! Invecchiare può essere una cosa bellissima. Ed ecco un esempio che tutti voi potete capire. Avete tutti più di 18 anni, no? E quindi avete presente quel momento bellissimo in cui ogni estate sul telegiornale dicono oggi comincia la maturità. Avete presente quel senso di soddisfazione che vi scende? Che bello! Per voi comincia la maturità! Io sono un vecchio di merda, quindi mi butto sul divano e faccio quello che voglio io. E quello che voglio io è guardare il tenente Colombo. Grazie signore e signori, io sono John Vincent.